Oggi parliamo di un argomento molto interessante, anche se un po' trascurato, le finiture. Allora, qui abbiamo una pietra spaccata e adesso abbiamo diviso questo pannello in quattro parti perché vogliamo parlare delle diverse finiture. Vi voglio fare una dimostrazione perché i gesti e la realtà sono ben più importanti, ben più forti di tutte le parole del mondo e tutte le schede tecniche. Quindi partiremo con un'applicazione di cera e poi vi farò vedere vetro e vetro opaco, che è la novità. Passo passo. Vediamo il sistema applicativo e poi vediamo le diverse performance. Bene, cominciamo con la cera. La cera bisogna darne poca, prodotto assolutamente naturale, garantisce la traspirabilità e dà un risultato di idrorepellenza. Bisogna darne poca perché l'errore che spesso si fa, se ne dà tanta e si porta in giro, si riempiono i buchi e restano delle macchie chiare. Non va bene. Poco, facci vedere, Andrea. Come sempre, istinto assorbe completamente. Basta poco prodotto per ottenere l'effetto che cerchiamo. Bene, il muro è già liscio di suo, abbiamo dato la cera, solo dando la cera già è lucido. Adesso gli diamo una spolverata per lucidarlo definitivamente. Ecco, qui vediamo la differenza tra cera e non cera. Quindi da lucido a opaco. Poi vedremo le performance che ci dà questa differenza quando ci andremo a paragonare con il vetro. Adesso passiamo appunto a mettere vetro opaco, la novità del momento. Eccoci, questa grandissima richiesta, questo vetro opaco, perché è necessaria una forte resistenza all'acqua per la cucina e per i box doccia. Abbiamo fatto questo prodotto, si applica con una spugna, non diluito, e in questo caso dobbiamo essere un po' abbondante. Vedete che Andrea qui abbonda, perché al contrario della cera, questo prodotto ha problemi se lo strofiniamo molto, perché strofinandolo imprigiona dell'aria, quindi emulsiona e tende a diventare bianco. Allora, cercheremo di dare prodotto, di distribuirlo in modo uniforme e abbondante, senza strofinare. Ecco, qui abbiamo dato una mano, naturalmente in un box doccia daremo anche due mani, in una cucina daremo anche due mani, così siamo sicuri che abbiamo la totale protezione del muro. Adesso per vedere la differenza però diamo vetro lucido, così vediamo la differenza tra questi due prodotti. Ho detto prima, un accorgimento è applicando vetro, applicarlo abbondantemente senza strofinare per evitare quello che appunto chiamiamo la emulsione, quindi aria che entra dentro per sfregamento e dopo non uscirà più e resteranno delle sgradevoli macchie bianche. Invece le macchie bianche che vediamo adesso, che sono del materiale, quando sarà asciutto, scompariranno completamente e resterà questa sensazione di vetro. Ecco, è passata una notte, la prima mano è asciugata completamente. Ricordo, facciamo il punto sulla situazione,
istinto naturale, cera del vecchio, vetro opaco e vetro lucido. Adesso è chiaro che se dobbiamo fare un box doccia dobbiamo dare una buona dose di protettivo, quindi diamo un'altra mano di vetro, sia opaco che lucido, per andare anche in tutti i buchi ed essere sicuri che non c'è nessun assorbimento nella parete. Ecco, qui procediamo con un pennello proprio perché dobbiamo cercare di entrare dentro nel dettaglio. Ecco, questo è il vetro lucido. Questo pennello che stiamo usando è un pennello per resine. In questo modo non si vedranno neanche le righe della stesura del pennello. Ecco, il test è finito e qui vediamo quattro diverse finiture. Qui non c'è niente, qui abbiamo dato due mani di cera. Qui avete visto due mani di vetro opaco, che è la novità, e sotto anche due mani di vetro lucido. Questa protezione va bene per tutti i nostri prodotti della calce, quindi spirito libero, e in questo caso abbiamo istinto. Quindi quattro finiture e quattro performance. Qui totalmente traspirante, che oggi è molto attuale. Qui abbiamo la cera del vecchio che lascia il prodotto totalmente idrorepellente, ma ancora traspira, l'aria e l'acqua passano. E qui abbiamo invece vetro opaco, che è la novità, vetro lucido. Questi sono fatti per bagni e cucine, quindi a totale protezione dei getti d'acqua. Immaginiamoci un box doccia, lo proteggiamo con due mani di questo prodotto e possiamo tranquillamente usarlo anni e anni e anni, perché l'acqua non penetra dentro nel muro. La calce, perché tutta questa attenzione sulla calce? Perché è un prodotto assolutamente naturale, totalmente traspirante. Le schede tecniche parlano chiaro, ma qui oggi facciamo una dimostrazione che va ben al di là delle schede tecniche, perché potete osservare con i vostri occhi il vero valore di questo prodotto. Io adesso con questo oggetto bagno istinto e vedrete come viene l'acqua immediatamente assorbita. Come vedete, istinto assorbe. Cosa succede con la cera? Perché istinto ha questa magia, il prodotto alla calce ha questa magia. Posso cambiare le performance in base alla finitura. La cera, qui la cera vediamo che è idrorepellente, quindi tende a scivolare, viene solo assorbita in qualche punto perché ancora mantiene questa traspirabilità. Andiamo invece a vedere cosa succede con il vetro, sia il vetro opaco che il vetro lucido. Qui l'acqua semplicemente scorre, non viene assorbita. Queste sono le grandi caratteristiche eccezionali di questo prodotto. Vi faccio notare una cosa in più. Vedete che qua abbiamo ancora dei piccoli assorbimenti. Quindi quando facciamo un box doccia o quando facciamo il retro di un lavandino, dovremo occuparci di andare a ripassare vetro, a chiudere tutti questi piccoli micro, queste piccole micro fessure, in modo di avere una parete completamente impermeabile e poter dare così una possibile variazione di finitura per tutte le caratteristiche, per tutte le performance. Non resta altro che mettersi a lavorare e divertirsi con bagni e cucina.